comprare casa con mutuo. Oggi parleremo di questo argomento di grande attualità nel 2023. Noi offriamo un servizio gratuito di consulenza che è nell'interesse dell'acquirente che vuole comprare casa, ma anche del venditore che affida a noi l'incarico di vendita. Ci aspetta in ufficio il dottor Scarpa della Mutuon, una società di consulenza e mediazione creditizia che ci darà dei consigli utili per comprare casa con mutuo. Benvenuti e bentrovati, sono Andrea Rubino, presidente della Rubino Immobiliare. Da oltre 40 anni con la mia organizzazione aiutiamo le persone a comprare o vendere casa su tutto il territorio pugliese. Abbiamo uffici a Barletta, Trani, Modugno, Bari e Monopoli. Se vuoi ricavare il massimo dalla vendita del tuo immobile o vuoi comprare la casa dei tuoi sogni, allora iscriviti al canale e attiva subito la campanella per ricevere ogni settimana consigli utili per te. Invece, se vuoi approfondire la tua situazione specifica o avere una consulenza personalizzata, trovi tutte le informazioni qui. Ecco, buongiorno, buongiorno dottor Scarpa. Le farò delle domande su quello che conviene fare nel 2023 per quanto riguarda i mutui. Ecco, sappiamo un po' tutti, perché giornali e TV ne stanno parlando, ne hanno parlato, i tassi di interesse sono aumentati rispetto al 2022 o 2021. Ma come scegliere il miglior mutuo oggi? Allora sì, sicuramente la tendenza degli ultimi anni è stata una tendenza diciamo rimarcata nell'ultimo semestre, una forte tendenza al rialzo. Rialzo che comunque non ha fermato, per fortuna, il mercato, ma soprattutto non ha fermato l'offerta da parte degli istituti di credito. Quindi diciamo che il cliente oggi ha la possibilità di scegliere tra un grosso ventaglio di prodotti sul mercato che tendono anche ad aumentare. In questo momento sicuramente i clienti possono scegliere tra i classici tasso fisso e variabile, hanno anche la possibilità di optare per prodotti cosiddetti prodotti misti, quindi prodotti che non sono altro che l'unione tra il fisso e il variabile, quindi hanno una componente fissa e una componente variabile, e poi possono anche optare per il variabile col tetto massimo, che non è altro che un variabile puro, ma con un limite massimo all'aumento della rata. Quindi il cliente ha la possibilità di rischiare, diciamo scegliendo un tasso variabile, ma comunque conoscendo già quello che è il suo limite massimo nel futuro e nella proiezione degli anni. Bene, quindi tra il fisso e il variabile, che cosa consiglierebbe lei ai clienti? Allora, guardi, dottor Rubino, in questo momento è successa una cosa anomala, in controtendenza con quelle che sono le regole del mercato. Abbiamo un variabile che ha superato il tasso fisso. Quindi io, per una questione di serenità dell'utenza media, io in questo momento consiglierei il tasso fisso, per un semplice motivo. Perché oggi il cliente, facendo il tasso fisso, ha la possibilità di programmare e di organizzare la propria vita, sapendo con certezza quella che è la rata che pagherà da qui alla scadenza del suo mutuo. Col variabile invece si espone a dei rischi che oggi difficilmente si riescono a prevedere, con un vantaggio, con la possibilità in qualunque momento di rinegoziare il mutuo a tasso fisso. Quindi in caso di aumento dei tassi il cliente è cautelato e protetto dal tasso fisso, in caso di diminuzione dei tassi ha sempre la possibilità di rinegoziare il proprio tasso, e quindi ha la possibilità di migliorare man mano e di seguire l'andamento eventualmente al ribasso del mercato. Quindi oggi sicuramente consiglierei un buon tasso fisso. Il nostro ruolo è principalmente quello di offrire una consulenza al cliente, consulenza che cambia in base alle caratteristiche e alle esigenze di ogni cliente. Quindi ogni consulenza, ogni consiglio è un consiglio a sé, legato a quelle che sono le caratteristiche nello specifico del cliente che abbiamo in quel momento. Ecco, proprio parlando di caratteristiche del cliente, ecco, ci sono i giovani, no? Le giovani coppie
che si accingono a comprare casa. Ecco, su, quali sono le possibilità che hanno? Sì, allora in questo momento diciamo, si parla tanto del mutuo giovani, quindi del mutuo giovani under 36, che è un prodotto destinato ai giovani, ai ragazzi, è un prodotto destinato a chi non ha ancora compiuto i 36 anni e a chi non compie nell'anno in corso i 36 anni. Ci sono delle agevolazioni legate a questa categoria di clienti, ci sono delle agevolazioni in termini di detassazione, quindi il cliente under 36 non paga l'imposta di registro, quindi nel momento in cui acquista è esente dal pagamento dell'imposta di registro, che sono quelle tasse che poi il cliente dovrebbe pagare al notaio. Molte banche, quasi tutte, offrono anche una scontistica sia in termini di spese di istruttoria che in termini di tasso, quindi hanno una riduzione delle condizioni, delle spese e delle condizioni di tasso, e quindi diciamo, questa cosa sicuramente mira ad aiutare i giovani nell'acquisto. Un altro elemento importantissimo è la possibilità anche di poter ottenere il mutuo al 100%, quindi la possibilità di acquistare pur non avendo delle somme importanti all'inizio disponibili. Bene, diciamo, sono tutte chiaramente consigli, sono tutti consigli molto, molto utili che diciamo, noi offriamo alla nostra clientela che si accinge a comprare casa. Ma ecco, andando un po' sul pratico, quali sono diciamo, i documenti o con i requisiti, diciamo anche in grandi linee, che sono necessari per avviare una pratica di mutuo? Ok, allora sicuramente la documentazione e i requisiti cambiano in base alla tipologia dell'operazione, quindi diciamo, il consiglio che noi solitamente diamo è quello di effettuare una consulenza preventiva, quindi chiedere all'agente immobiliare di poter incontrare preventivamente il consulente, il mediatore creditizio, per poter avere quella che noi chiamiamo una predelibera. In questa maniera il cliente, prima di cominciare a cercare casa, ha già le idee chiare su quello che potrebbe essere il suo limite massimo di spesa. Quindi inizia la ricerca dell'immobile sapendo già quelli che sono i suoi parametri di riferimento e quindi il suo potenziale di acquisto. Per questa predelibera, tra l'altro, che è una operazione che non vincola più di tanto il cliente e soprattutto non costa nulla al cliente, serve soltanto portare in una fase iniziale un minimo di documentazione reddituale. Quindi parliamo delle tre buste paga e il modello CUD per un dipendente o gli ultimi due modelli unico per i lavoratori autonomi, ovviamente. Basta, nient'altro. Diciamo, sono informazioni importanti che permettono a chi vuole comprare casa, ecco, di accingersi alla ricerca, ma ecco, avendo già un piano finanziario, avendo già le proprie disponibilità economiche, specialmente con la predelibera, perché è importante, anche perché sappiamo anche che nel momento in cui c'è una predelibera, quindi la banca già diciamo, accorda un mutuo e quindi l'importo, e diciamo, dopo, nel caso in cui ci fosse la possibilità di comprare quella casa che uno ha visto, però può cambiare banca. È una cosa possibile? Allora sì, nel senso che il cliente ha la possibilità in una prima fase di avere l'importo massimo, poi nel momento in cui individua l'immobile con il consulente si entra nello specifico e nel dettaglio di quello che può essere l'istituto di credito con il quale puoi chiudere l'operazione di acquisto, sì, assolutamente sì. Bene, diciamo, un'altra domanda che è abbastanza frequente, che fanno i clienti, li fanno prima noi come agenzia immobiliare, ma dopo è chiaro che o si va in banca, ma in questo caso si va al consulente del credito, è quello che nel momento in cui io ho fatto un mutuo, lo posso eventualmente rimborsare anticipatamente, lo posso estinguere? Cioè, quali sono le possibilità che ci sono in questo momento? Sì, assolutamente sì, diciamo con
su una volta fatto un mutuo, in qualunque momento, senza nessun vincolo, il cliente può estinguere anticipatamente il suo mutuo. Questa estinzione può essere fatta sia parziale che totale. Su questo tipo di estinzioni non ci sono né spese né penali che il cliente deve sostenere. L'estinzione parziale il cliente la può fare tutte le volte che vuole, e ovviamente non ha, come dicevo prima, appunto, dei costi e dei vincoli. Che cosa succede in caso di estinzione parziale? In caso di estinzione parziale il cliente poi può scegliere se ridurre automaticamente la rata, oppure può chiedere alla banca una rinegoziazione del piano di ammortamento, quindi può decidere di mantenere la rata più o meno invariata e accorciare invece la durata del suo mutuo. Quindi è un modo per a volte far durare meno il mutuo man mano che il cliente accumula delle somme aggiuntive ulteriori. Oppure, se dovesse avere una somma importante perché magari ha fatto una bella vincita, o ancora meglio ha avuto una bella eredità, sicuramente ha la possibilità di estinguere anticipatamente totalmente il mutuo. Così facendo risparmierebbe gli interessi che devono ancora maturare, quindi gli verrebbero scalcolati dall'istituto di credito gli interessi che deve ancora pagare. Ovviamente, per un aspetto tecnico, questa estinzione parziale o totale conviene maggiormente se fatta nella prima metà di vita del mutuo, perché è la parte in cui il cliente paga la maggior parte di interessi, e quindi si fa un'estinzione anticipata e più conviene, perché si vanno a risparmiare la maggior parte degli interessi passivi. La rinegoziazione, ecco, si parla di rinegoziazione del mutuo, quindi da quello che ci ha detto lo si può fare nel corso del mutuo, perché ecco, se uno ha fatto un tasso fisso può cambiare al variabile o viceversa, sì. E proprio per l'effetto della legge Bersani, diciamo, il cliente, il mutuatario, non ha costi. È vero, ma assolutamente sì. Diciamo, il cliente, anche qui, in qualunque momento, se dovesse rendersi conto che le condizioni di mercato sono più convenienti, più favorevoli rispetto a quelle che lui ha stipulato con il suo istituto di credito all'epoca della sottoscrizione del suo mutuo, ha in qualunque momento la possibilità di poter fare due tipi di operazione: quelle che noi chiamiamo rinegoziazione commerciale, cioè chiede al proprio istituto di credito di ritrattare le condizioni, e quindi questa viene definita rinegoziazione commerciale, oppure quella che con il decreto Bersani, che ha creato un grosso vantaggio per l'utente finale, che è quella della surroga. Quindi io vado a chiudere il mutuo, il vecchio mutuo, con il vecchio istituto di credito, e trasferisco questo mio debito con un nuovo istituto di credito che mi dà delle condizioni più vantaggiose, condizioni che solitamente si possono, diciamo, tradurre in una diminuzione di rata oppure una riduzione della durata del mutuo inizialmente contratto. Ma ecco, ora, diciamo, dopo questa panoramica, ma quali sono, diciamo, in questo momento le condizioni del mercato per quanto riguarda i tassi fissi? Lei ci ha detto che lei consiglia più il tasso fisso del tasso variabile, ma sì, quali sono le condizioni e quant'è la durata del, diciamo, dei mutui? Allora, guardi, diciamo, giustamente, diciamo, in questo momento io prima consigliavo sicuramente un tasso fisso, o meglio, io ho detto prima un buon tasso fisso rispetto ad un variabile, perché in questo momento storico il cliente che ha dei requisiti, diciamo, di bancabilità, ha la possibilità di ottenere un tasso fisso che si aggira tra il 3,10, 3,20, 3,40, 3,50. Quindi, diciamo, in un ventaglio di mezzo punto, da un 3 a un 3,50, ha la possibilità di ottenere un buon tasso fisso in questo momento. Sicuramente il cliente trova oggi, che si affaccia all'acquisto rispetto a 6 mesi fa, troverà un forte aumento. Questo incremento dei tassi ha detta, diciamo, gli istituti di credito stanno provando
a compensarlo riproponendo delle durate più lunghe rispetto alla media degli ultimi mesi. Cioè, fino a qualche mese fa la durata massima era a 30 anni, adesso invece gli istituti di credito stanno riproponendo il mutuo a 35-40 anni. Questo per dare al cliente la possibilità di prendere gli stessi importi che poteva prendere qualche mese fa, allungando il periodo e quindi pagando una rata più o meno simile a quella dei mesi scorsi. Quindi, diciamo, dilazionando il mutuo anche in 40 anni, perché assolutamente diciamo, sì. E forse, diciamo, è più conveniente di andare in affitto. Che dici? Ma sicuramente. Diciamo, come negli ultimi dieci, è stato negli ultimi, per gli ultimi 10 anni, sicuramente il fitto in questo momento non è una opportunità per il cliente, ma richiamando eventualmente anche per chi non ha delle grosse disponibilità, quindi utilizzando il mutuo al 100%, c'è il cliente che ha una stabilità di reddituale, ha la possibilità, piuttosto che andare in fitto, ha la possibilità di patrimonializzare ed investire quella somma che avrebbe destinato al fitto, facendo un acquisto magari anche col 100%. Sicuramente il fitto in questo momento non è una cosa che mi sento di consigliare, ma ci sono c'è un'opportunità di acquisto sicuramente più interessante. Ecco, voglio approfittare, diciamo in senso chiaramente benevole della sua presenza, per sfatare un po' quello che in questi ultimi mesi si sta verificando, cioè sfatare questi tassi alti, cioè molti clienti sono spaventati dal tasso, che lui già parla del tasso fisso, il 3,50, no? Quindi diciamo, alcuni clienti effettivamente, ma anche i giornali, stanno un po' enfatizzando questi aumenti dei tassi, però senza ricordarsi che fino a 10 anni fa, diciamo, non andiamo indietro nel tempo, anche di una quarantina d'anni, dove i tassi di interesse erano a doppia cifra, quindi comunque si comprava casa. Quindi, ecco, ci vuole sfatare, ci vuole dire un po' queste. Beh, sì, io dico sempre: noi abbiamo solo un grosso problema, che abbiamo la memoria corta, quindi ricordiamo solo gli ultimi 6 mesi, l'ultimo anno, andando un po' indietro nel tempo. Basta invece andare indietro di 6, 7, 8 anni per ritrovare tassi del 3,350, che in quel momento tutti gli utenti ritenevano essere un grosso affare. Quindi, diciamo, il problema qual è stato? È che l'incremento dei tassi è tutto avvenuto in un tempo molto ristretto, quindi è successo tutto in poco tempo. Però effettivamente i tassi che noi avevamo al di sotto dell'1% un anno fa erano sicuramente dei tassi che non giustificavano, anche da parte degli istituti di credito, un'erogazione di mutuo. I tassi che abbiamo adesso sono sicuramente in linea con quelli di 7-8 anni fa, che erano tassi che tutti quanti noi magari ritenevamo un ottimo affare. Quindi sicuramente sono tassi sostenibili, sono tassi che non dovrebbero bloccare il mercato, assolutamente. Ma una domanda che mi viene spontanea anche dall'esperienza, diciamo dall'aver ascoltato molti clienti che me la fanno, me la girano: che prospettive ci sono? Cioè, i tassi diminuiranno, saliranno? È una domanda, come si dice, da $1 milione, però esatto. È una domanda sicuramente che tutti fanno, ed è una domanda al quale è veramente difficile dare una risposta, perché la storia ci ha insegnato che basta un evento imprevedibile per poter far saltare quelle che sono tutte le previsioni del mercato nel breve o nel lungo periodo. Sicuramente
la tendenza è a breve è a rialzo, quindi comunque è stato già annunciato un ulteriore aumento dei tassi di un altro mezzo punto. Le previsioni sono un ulteriore aumento nel 2023 e poi una stabilizzazione dei tassi e probabilmente anche una riduzione nel 2024, però ovviamente è una previsione al netto di tutti gli imprevisti che possono succedere e che noi sicuramente non riusciamo a prevedere in questo momento. Grazie di questa risposta, che non è una risposta facile, però ecco, io vorrei aggiungere anche questo, che oggi comprare casa con l'inflazione purtroppo a due cifre diventa oltre far sì che si soddisfi un'esigenza abitativa, ma anche come investimento. Quindi io ho trovato anche molti clienti che nonostante avessero dei denari a disposizione, dei risparmi, hanno comunque fatto il mutuo. Quindi conviene comunque fare un mutuo. Assolutamente sì, conviene ancora tanto fare un mutuo. Ovviamente, come dicevo prima, bisogna avere i requisiti per poter contrarre un mutuo e per poter avere la fiducia da parte degli istituti di credito. In questo i nostri consulenti sono sempre attenti e disponibili nel dare un supporto e un consiglio ai clienti, ma sicuramente è ancora un periodo molto vantaggioso per contrarre un mutuo. Anche perché effettivamente uno dopo lo può cambiare senza costo. Assolutamente sì, lo può cambiare, lo può farlo fisso, lo può migliorare, lo può estinguere, quindi sicuramente non è questo aumento dei tassi repentino che abbiamo avuto degli ultimi mesi non deve assolutamente spaventare l'utenza, assolutamente. C'è un'ultima domanda che tutti si chiedono, ma la vedremo fra poco. Se fino a questo punto ti è piaciuto il video, mi raccomando, metti un like e iscriviti al canale, ma soprattutto scrivi le tue domande e lascia i tuoi commenti. Ora però guardiamoci la fine del video. Ora il cliente è venuto da noi, è venuto da voi, ha fatto la consulenza, ha prodotto i documenti, ha trovato casa, ma dopodiché il cliente mi chiede, ma quanto tempo c'è bisogno per poi avere questa predelibera o questa delibera? Ok, sì, è una domanda che sicuramente viene fatta sempre perché il cliente vuole organizzare, pianificare, vuole capire tra quanto tempo raggiungerà il suo sogno. Allora, sicuramente i tempi dipendono molto dalla complessità dell'operazione, però posso affermare che una durata media per poter poi arrivare a quello che è l'atto finale, quindi l'atto di compravendita, è più o meno intorno ai 45 giorni. Questi 45 giorni potremmo dividerli in 10-15 giorni per appunto ottenere la famosa predelibera, quindi il cliente già sa di aver raggiunto un ottimo traguardo. Poi ci sono altri 20-25 giorni per tutti gli adempimenti, quindi per poter fare la perizia, per poter far fare al notaio quelli che sono i controlli sull'immobile che il cliente sta acquistando e poi altri 10-15 giorni per fissare e poi arrivare all'atto definitivo che è quello della compravendita. Quindi in un mese e mezzo potremmo sicuramente chiudere l'operazione di acquisto da parte del cliente. Grazie del suo intervento, è stato esaustivo e quindi la ringraziamo e siamo disponibili a tutti i nostri clienti per tutte quelle che sono le altre domande anche un po' più tecniche che ci vorrete fare. Per oggi è tutto e buona giornata. Buona giornata a voi, grazie. E per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!